Ciao a tutti, sono Atanas e sono un IF Ambassador Italy e sono qui a Malta da un mese e sono uno studente dell'IF Malta. Questa è l'entrata della struttura dell'IF Malta e vi faccio vedere un po', diciamola, com'è l'entrata, le classi e un po' come funziona all'interno della scuola di Malta. Allora, al momento qui ci sono in questo momento nuovi ragazzi perché ogni settimana vengono sempre studenti nuovi all'interno della struttura. Quindi ci sarà sempre una welcome party dove i ragazzi dovranno, diciamo, all'inizio ambientarsi un po'. Questa è la hall dove i ragazzi si trovano dopo il cambio delle ore, quindi si possono parlare tra vicenda, si incontrano, chiacchierano, un po' così. Già qui all'inizio troviamo già le prime classi, le classi trovano già questo qui che sarebbe il primo piano. Il piano invece interrato si chiama piano zero, che è sotto le scale, qua sotto. E invece poi successivamente ci sono altri due piani dedicati per le F. Qui invece alla mia sinistra troviamo le activities dove ci sono i responsabili per gestione delle attività. Invece qui al primo piano troviamo chi gestisce l'accommodation, quindi per l'host family, per problemi in generale. E poi inerente per le materie, perché ci sono delle materie obbligatorie e poi delle materie dove te puoi scegliere in più di fare, come turismo, musica, che ce ne sono tantissimi. Perché a seconda di cosa scegliete di fare, se generale o specifico, puoi fare più ore all'interno della scuola. Solitamente le ore sono miste, quindi non è che hai 6 ore continue come in Italia. Puoi avere qualche ora la mattina, qualche ora il pomeriggio, soltanto la mattina o il pomeriggio. Quindi è molto variegato, quindi non è proprio pesante. In sé, diciamola, è proprio abbastanza comodo, perché non è proprio la scuola italiana. Scordatevela, non pensate che la scuola italiana sia qui. È l'esatto opposto. Qui ve lo giuro che l'esperienza inglese vi servirà tantissimo, perché voi ogni giorno dovete sempre parlare inglese con nuove persone e anche con nuove culture, perché qui troverai tantissime persone differenti, come dalla Spagna in Spagna, Giappone, Cina, Angola, Ecuador, quindi ci sono tantissime persone e nuove culture da conoscere. Invece qui è un altro reparto dove gestiscono invece inerenti per i documenti, per le persone che vengono proprio al di fuori anche dell'Unione Europea, che serve il passaporto, quindi inerenti un po' per il visto inizialmente. E qui di fronte troviamo il front desk dove i ragazzi chiedono qualsiasi domanda e qualsiasi aiuto. In più all'interno della scuola di Malta, quindi IF Malta, una cosa che altri non hanno è che c'è il Job Club, dove l'IF ti aiuta proprio a trovare anche lavoro nel periodo che tu stai a Malta. E quindi è molto bellino. Ci sono tantissime attività che puoi fare, ad esempio puoi andare a visitare Valletta, che è la capitale, puoi andare a Comino, che è un'isola di Malta, qui ci sono 3 isole, dalla più piccola alla più grande, e puoi fare anche attività, sia di attività, ad esempio trekking, andare con la barca, anche immergerti nel mare, o se no altre attività come pallavolo, basketball, o anche attività del food. Ad esempio qui puoi creare la tua bowl per la colazione, puoi preparare il tuo sushi, puoi fare anche il kayak, quindi è una cosa veramente bella. Puoi fare anche il Gozo, che è un'altra città, un'altra isola, il safari, c'è Comino, come abbiamo detto prima, che sono varie tipologie di isole, molto belline. E di qua, poi andiamo, seguendo di qua, andiamo all'interno delle classi, seguendo ovviamente i piani. Una cosa bellina, che questa mi fa ridere, l'ho sempre vista subito, è questa parte qua, veramente carina. Quindi io ve lo consiglio di scannerizzare, poi quando qualcuno viene qua ve lo consiglio di scannerizzare. Qui troviamo le scale dove per andare ai piani successivi, invece di qua troviamo il bar, ristorante dove i ragazzi vengono solitamente anche per mangiare o per stare in compagnia. C'è una piccola terrazza, al momento ci sono i lavori in corso, ma va bene, piano piano poi finiranno. E seguendo avanti su ci sono anche altre 2 terrazze. Qui c'è l'area caffè, dove te puoi mangiare, puoi stare in compagnia, dove puoi anche ricaricare gratuitamente i tuoi appositi cellulari come PC, telefono, qualsiasi cosa. E qui puoi ovviamente prendere da mangiare, da bere e anche prendere anche un piatto, perché ogni giorno la cucina prepara qualcosa da mangiare per voi. Ci sono varie tipologie di porzioni, dalla 7 a 7 euro, 8,50 euro. O se no, se non vorreste prendere un piatto e mangiarlo lì, potete anche prenderlo take away e portarvelo via, quindi è molto facile le cose qua. Questo è il piano 2. Qui troviamo già le prime classi, ovviamente qui puoi seguire il percorso, troviamo già le classi, interamente sono di vetro, quindi
molto particolare perché solitamente le scuole italiane non sono di vetro, sono tutte chiuse con una porticina e via. Invece qui ci sono dei miei amici che mi salutano, che stanno facendo in questo momento lezione. Ognuno ha le proprie lezioni, a seconda di cosa fai, a che livello hai, hai ovviamente le lezioni, dalla più facile alla più difficile. Tutte le classi. E qua c'è anche una zona computer dove te tranquillamente puoi cercare le tue cose e puoi anche collegarti, perché solitamente la mattina chi vuole può fare anche un collegamento Zoom con i professori facendo un talking, ovvero dove te parli con i tuoi professori e con altri ragazzi. Questo non è obbligatorio, è facoltativo, però solitamente lo fanno la mattina dalle 8 fino alle 10 e solitamente chi non dispone di PC può tranquillamente collegarsi qua all'interno della struttura. Qua c'è un'altra terrazza. Che fa tutto il percorso e qua c'è il logo delle F e fanno vedere anche, diciamo, i posti più belli, si può dire, di Malta.